In tante ricette fanno direttamente il brasato nella pentola, facendo praticamente, mettendo il dito subito nella pentola, fanno soffritto eccetera eccetera. Io preferisco tenerlo a bagno, viene molto 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 più buono, buono. Io faccio vedere come faccio io il brasato, la mia ricetta. Allora, per prima cosa metto la carne a bagno 24 ore, un giorno e una notte, nel vino nero. Vino deve essere corposo, tipo Barolo, tipo Barbera, questo è un Barolo. Vedete, questo è già da ieri che a bagno, rimane questo sugo così, spesso. Con tutte le verdure lo mettete qui e lo lasciate qua a macerare. Questa è la macerazione della carne. Dopodiché fate un pelito con la pancetta, ma può essere anche prosciutto, pancetta o prosciutto. Questo serve per fare il soffritto. Quindi tritate bene la pancetta in una pentola alta, deve essere abbastanza alta, ci mettete un filo d'olio e ci rifilate o infilate o mettete la pancetta nella pentola. E la fate rosolare. Nel frattempo che faccio, finché sta rosolando la pancetta, prendo la carne e l'asciugo. L'asciugo bene, 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 bene. Perché? Perché poi vedrete cosa vado a fare. L'asciugo per benino e l'infarino. Direte, ma perché la infarini, Laura? La infarino perché fa la sua crosticina poi andandola a friggere. Quindi nel soffritto solo pancetta o solo prosciutto, non metto cipolla, non metto niente. E ora via nella pentola. Ecco qua, la pancetta sta soffriggendo. Ora ci infilo la carne e la faccio cuocere. Così la faccio cuocere bene 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 così. Ecco che l'ho rigirata. Ora la faccio cucinare col suo sugo, con la sua marinatura. Il vino con cui l'ho messa a bagno deve cucinare almeno per 3 ore, deve cucinare a fuoco lento, mi raccomando, almeno per 3 ore. Aggiungete un po' di dado naturalmente e anche un po' di sale. Ecco qua, come vi ho già detto, lo stufato deve bollire per 3 ore, ma per 3 ore almeno. Per capire se la carne è davvero cotta basta infilare la polpetta. Vedete com'è diventata tenera? Adesso questa è cotta. Sono 3 ore che sta cuocendo a fiamma molto molto bassa, aggiungendo il vino della marinatura e eventualmente, se non basta, anche un pochino d'acqua. Ecco qua, il brasato è pronto, deve risultare la carne tenerissima, ha cotto 3 ore questo. La carne vi garantisco che è davvero davvero tenera, sono soddisfatta del risultato. Prendiamo un pezzettino di carne. Ma che buono è! L'ho accompagnato con la polenta. Polenta e stufato.
che ve lo dico a fare. Fatelo un like se vi è piaciuto il video, mi raccomando. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Buon appetito! Ciao!